Dunque, la prima Feltrinelli che arriva a Taranto, tantissima gente per questo momento importante, in una città, io glielo dico, difficile, perché in questo quadrilatero ne sono successe anche di cose belle, anche brutte, anche librerie che purtroppo hanno chiuso i battenti, ma voi state scommettendo. Ecco, da dove partite in questa scommessa e perché la scelta di Taranto? Dal fatto che molte librerie hanno chiuso i battenti, ma Feltrinelli è combattente. Feltrinelli ha fatto la storia della cultura in questo paese, Feltrinelli ha pubblicato libri impubblicabili, Feltrinelli con il coraggio delle idee ha dato spazio a momenti che hanno contribuito a fare la vita sociale e culturale delle generazioni dagli anni 50 ad oggi. Taranto è un esempio, Taranto è un luogo generativo, Taranto è un luogo di generazioni che si incrociano, di luoghi, di mari che si incrociano. Taranto non può chiudersi, Taranto deve aprirsi, deve anche ricostruire una dimensione di futuro. I libri, la cultura, quello che attiverà questa libreria Feltrinelli, noi crediamo che possa dare un contributo a questa attivazione di futuro di Taranto. Non è una questione retorica, è una questione molto concreta, perché Feltrinelli vuol dire dei posti di lavoro, Feltrinelli vuol dire autori, Feltrinelli vuol dire anche un'economia di indotto culturale, un'attenzione, un aprire un punto d'attenzione. Poi noi siamo nella nostra tradizione anche modesti, sappiamo che la cultura può fare molto, ma non può fare tutto, può fare moltissimo la politica, possono fare i cittadini, e l'insieme di queste cose che può dare un diverso futuro a Taranto. Un presidio che vuole essere anche di racconto del territorio, cioè ci saranno tutta una serie di iniziative legate anche specificamente insomma alla nostra città, alla nostra provincia. È un po' il nostro segno distintivo. Feltrinelli è un marchio milanese, Feltrinelli è nata a Milano e ha, diciamo, 120 librerie in tutta Italia, 121esima è qui, è quella a Taranto, con una regia e con un coordinamento nazionale, ma con la volontà di valorizzare l'ecosistema culturale del territorio. E quindi la vita che vedremo in questa libreria sarà ibrida, saranno le grandi star della letteratura nazionale e internazionale che porteremo a Taranto, ma saranno anche le piccole case editrici locali e gli autori che potremo ospitare nei nostri spazi perché possano trovare spazio.